Beh, è ovvio che, voglio dire, che sia una cosa ormai in dirittura d'arrivo non lo possiamo negare, insomma. Quindi è chiaro che siamo tutti molto felici e al tempo stesso dobbiamo cercare di creare delle basi solide. Per poter mettere anche eventualmente questo giocatore nelle condizioni di esprimersi senza grandissime pressioni, senza dare per scontato che siccome arriverà Falletti vinceremo il campionato, perché con o senza Falletti c'è da sudare sette camicie ogni domenica in questo girone, che ogni giorno, con tutte le decisioni che ci sono, si rinforza sempre di più di piazze importanti e blasonate, non ultimo il Foggia. Quindi non vorrei che poi diventassimo noi quelli a cui ogni domenica le squadre vogliono fare la festa. Noi sappiamo che con un giocatore del genere, se riusciamo a metterlo nelle condizioni di esprimersi, se non ci aspettiamo che giochi da solo contro tutti, ma se c'è una, diciamo, comunque continua a esserci quel gruppo coeso che sto vedendo in questi giorni da quando sono arrivato, allora sicuramente può essere un valore aggiunto. Se affidiamo tutto a lui, lo mettiamo in difficoltà e questo non deve accadere. E soprattutto poi le partite si vincono sul campo, non sulla carta. È vero che dovesse arrivare lui, faremmo sicuramente dal punto di vista tecnico un salto di qualità, però io conosco troppo bene questo girone e tutte le difficoltà che ne comporta. Io per esempio mi ricordo che Lecce nei primi anni dopo la retrocessione ha avuto la possibilità di avere Miccoli, di avere Giacomazzi, di avere Chevantin in Serie C, e purtroppo poi i risultati non sono arrivati, perché questo è un girone maledetto. E quindi, ripeto, se creiamo un contesto come dire, di calma, di non esaltazione, di non fare trionfalismi prima ancora di iniziare il campionato, allora sicuramente può essere, ma anche per il ragazzo stesso, perché ha fatto una scelta di vita, ha dimostrato grande amore per la Ternana e non va messo in croce, ecco, gli va data la possibilità di sentirsi come gli altri.